Una lingua molto bella, ce l'abbiamo proprio qui, tutta da scoprire, la lingua russa. Vediamo quanto sei in grado di parlare in russo con le frasi di tutti i giorni. Nei video precedenti ti sei allenato o allenata con dei vocaboli che aprono dei nuovi orizzonti davanti a te. Ora, se ti va, affronteremo due conversazioni che comprendono tutte le nuove parole e frasi. Più parli russo adesso e più sarà facile parlare nelle situazioni spontanee. Ti capita spesso di finire una chiacchierata e salutare qualcuno perché devi andare? Vediamo come si dicono in russo le frasi necessarie per questo tipo di dialogo. Qui troverai subito la domanda: che ore sono? Che in russo è skolka vremeni? Skolka vremeni? Skolka vremeni? Alla lettera quanto di tempo? Sottinteso: quanto di tempo abbiamo? Quanto ce n'è adesso? Skolka vremeni. Automatizza la tua pronuncia russa. Povtaryaj za mnoj. Ripeti dopo di me. Skolka vremeni? 10, 15, к сожалению. Мне надо идти. Передайте привет Татьяне. Конечно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ti ricordi tutte queste espressioni? Se non hai la sicurezza, torna di un minuto indietro e ascoltalo di nuovo. Così ti divertirai di più quando dovrai parlare con me. Nella frase Mi saluti Tatiana, troviamo il nome di Tatiana declinato. Si tratta di passare un saluto a qualcuno, perciò noi russi usiamo il dativo dopo questa frase. Tatianie è proprio la forma al dativo. Immagina che ti chiedo che ore sono e mi rispondi. Facciamo la traduzione a voce. Comincio io. Skolka vremeni? Dieset. 15. К сожалению, мне надо идти. Передайте привет Татьяне. Конечно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Se hai fatto errori, non c'è problema. Con pochi errori puoi tranquillamente andare avanti. Se gli errori erano molti, ma molti, ripassa questo video altre due o tre volte. Intanto facciamo questa conversazione al contrario. Chiedimi che ore sono. Skolka vremeni? 10-15. К сожалению, мне надо идти. Передайте привет Татьяне. Конечно, спокойной ночи. Спокойной ночи.
Adesso sei pronto o pronta ad affrontare un dialogo un po' più lungo. Troverai la frase 70 metri circa. In russo parlato la parola circa si omette, ma accade una cosa curiosa all'ordine delle parole. Al posto di 70 metrov, diremo metrov 70. E così, invertendo l'ordine, abbiamo aggiunto il significato di circa alla frase. Bene, abbiamo un'altra cosa nuova, il nome della piazza che sarà presente nel dialogo. La piazza dei palazzi, Dvartsovaya Plushets. Chi è stato a San Pietroburgo conosce questa piazza come una delle più belle della città, Dvartsovaya Plushets. Повторяй за мной. Dvartsovaya Plushets. Dvartsovaya Plushets. Via con il dialogo. Повторяй за мной. Извините. Скажите. Где я могу купить воды? На перекрестке. Направо. Это далеко? Нет, метров 70. Понятно. А где Дворцовая площадь? Там прямо. На светофоре налево, на перекрестке направо. Извините, мне надо идти. Конечно, спасибо. До свидания. До свидания. Siamo pronti a parlare? Proviamo. Immagina che stai cercando dove comprare dell'acqua e anche dove si trova la piazza dei palazzi. Adesso faremo questa conversazione a ruoli, ma intanto come si dice la piazza dei palazzi? Dvartsovaya Plošet. Via, comincia tu. Извините. Скажите. Где я могу купить воды? На перекрестке направо. Это далеко? Нет, метров 70. Понятно. А где Дворцовая площадь? Там прямо, на светофоре налево, на перекрестке направо. Извините, мне надо идти. Конечно. Спасибо. До свидания. До свидания.
Se ti dovessero chiedere le indicazioni per strada, riusciresti a spiegare come ci si arriva, come l'ho appena fatto io? Come dici all'incrocio? Na perekrestke. E come si dice circa 70 metri? Metrov. 70. Come in russo? Mi scusi, devo andare. Извините. Мне надо идти. Benissimo. Ora senti la mia domanda e prova a rispondere andando poi avanti con l'intero dialogo. Извините. Скажите, где я могу купить воды? На перекрестке. Направо. Это далеко? Нет. Метров 70. Понятно. А где Дворцовая площадь? Там прямо на светофоре налево. На перекрестке направо. Извините, мне надо идти. Конечно, спасибо. До свидания. До свидания. Отлично, у тебя хорошо получается. Stai andando avanti bene. Sei a un livello piuttosto alto e se riesci a seguire più di metà dei contenuti di questo corso ti stai impegnando davvero molto, comunque abbastanza per poter sostenere delle conversazioni spontanee di questo tipo. Tra poco anche fluentemente. Se ti va, sostieni questo canale andando al link nella descrizione sotto questa schermata. Ripassa tutta la serie e ci vediamo prossimamente. Pa' ca!